Bene ragazzi, stavamo andando via con la furgo, solo che è frenata. Qual è il problema? Un pistoncino dietro, mi lascia schizzato. Tieni, c'hai lo zio Eddie qua. Tu quando le aperte non c'era l'olio? No. Adesso ho capito che è freno a mano. L'unica cosa è che adesso sto andando sotto per capire un attimo che cos'è. Oh raga, sono confuso. Sono confuso perché adesso sto facendo la prova del freno a mano, però questa ruota qua, quella di sinistra, funziona adesso. Quindi il problema adesso mi rimane questo qua. Il problema rimane questo qua, che non riesco a mettere sulla campana perché c'è qualcosa di aperto, ma i pistoncini mi sembrano andati dentro, cioè sono andati dentro tutti. Ho provato anche a spurgarli a vedere se andavano dentro di più, ma non riesco a capire bene. Adesso vi so dire tra un po'. Allora, abbiamo lasciato le riprese là fuori tra una prova, l'altra e quell'altra. E alla fine è arrivato buio, quindi ora Nicola ha rimesso su tutto, dice che la cosa è sbloccata, però bisogna fare la prova ed era troppo tardi per farla, quindi domani faremo la prova. Questa sera abbiamo cenato e adesso ci guardiamo... Dormiamo! No, ci guardiamo un filmettino. Cosa ci guardiamo, Dredd, questa sera? Harry Potter! Portiamo lo snack a letto. Metti lì. Come si chiama questo? È il 2. Sì. E là? Non ho letto. No, no, no. Vabbè, cosa te ne frega? Boh. Ti manco Margottini. Bene, è arrivato il momento di provare la furgo. Questa mattina dobbiamo andare a prendere una ragazza che dormirà nella nostra furgo per due notti. Mamma, c'è già il tablet? Sì, e andiamo a... Da Pablo! A prenderla noi, nel frattempo andiamo a bere un caffè da Pablo e nel frattempo proviamo la furgo. Allora, ci hanno appena mandato un video al nonno Scabbar che da noi sta nevicando. Ragazzi, abbiamo una giornata stracalda di sole, sì. Senza minimamente un filo di vento, quindi bellissima la neve, ma la lasciamo a voi! Voglio che neve anche qua! Sì, io no invece, Dredd. Come va la furgo, amore? Adesso sembra di devo ancora frenare. Cosa? Devo ancora frenare. Facciamo un video della riuscita. C'hai paura a frenare perché si blocca? Via no. Buon, proviamo adesso. Sei rimasto frenato, torniamo indietro. No, no. Basta. Sicuro? È ripartito, ragazzi. Sembra di sì. Il galve l'ha colpito ancora. Adesso vediamo con il tempo. Magari tra due giorni si blocca ancora, non lo so. No, niente ragazzi, è tornato ad essere super frenato. Non ci torna neanche in fondo, mi sa. E come fai adesso? Tutto,
grazie, adesso ti sta aiutando, che ieri non ve l'avevo detto, in realtà è da ieri, ti sta aiutando nella risoluzione del problema Stefan, che è praticamente il meccanico dei canali di YouTube. Quindi tutto, c'è una macchina, amore, occhio. Quindi ha iniziato, penso, dagli steps over, ha continuato con i Beyond the Trip e adesso sta aiutando anche noi. L'ho accanappiato subito quando ho sentito, insomma, quando ho visto che aiutava negli altri, appunto, canali di YouTube. In realtà degli steps over non li seguo, non lo sapevo. È l'unico canale di YouTube che ogni tanto guardo perché mi trasmette della veridicità, diciamo. Amore, sta arrivando un po' forte quel taxista, perché mi trasmettono la serenità, ecco, e la tranquillità e la veridicità. Sono appunto i Beyond, ogni tanto uno squarcio, ecco, ce lo do al canale, uno sguardo. E niente, comunque, facendo bella breve, ho visto appunto che aiuta, ecco, in questo canale di YouTube, è una persona molto molto disponibile, di quelli come noi, oserei dire, e di quelli aiuti fatti di baratti, di cose di questo tipo, ma anche gratuiti in sé. Quindi, e niente, quindi adesso mi sono fatta sentire e infatti, come volevassi dimostrare, è super 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 disponibile, e quindi ci facciamo aiutare, perché chi pensa che nella vita non ha mai bisogno di nessuno è, secondo me, non ha capito niente, perché la vita è fatta anche di questo. È bello anche il mondo del mutuo aiuto, insomma, e quindi è bello, quindi noi ci facciamo aiutare quando ce n'è bisogno. Quindi niente, ora aspettiamo, si sta informando e vediamo che cosa dice per aiutarci appunto con la furgo. Saliamo. Gatti canari sono stra incazzosi. Allora, questa sera, come sempre, l'ha detto al pesce Nicola Palazzi, ci sta preparando una cenetta mozzafiato, nel senso proprio, nel vero senso della parola, perché c'è la cipolla e l'aglio. Ti ho fatto due branzini alla catalana, aiuto, alla catalana. La catalana è roba cruda. Ah sì? Ah, all'isolana. All'isolana, è vero, ho sbagliato. Tec, tec. Adesso vediamo com'è da cotto. Vediamo il risultato. Vediamo com'è il risultato. Come prima? No, adesso è cotto. E tra un po' mangiato. Buongiorno. Che tanto buongiorno non è quando ci si sveglia col nuvolo, però dai. Sono messo al giubbino anche io, che mi dà veramente fastidio. E quando non c'ho il sole cocente addosso. Quindi niente, vedete le biciclette qua? Ci siamo appena svegliati. Andiamo a prendere un caffè, che oggi è una giornata super produttiva. Mi devo mettere al lavoro seriamente, infatti ho fatto il video anche in anticipo e tutto, ora vado a caricarlo in piazza. Prendi il tablet, a proposito. E niente, oggi devo prendere tutti gli appuntamenti per l'immatricolazione, quindi iniziamo a battere il chiodo, come dico sempre. Nicola invece sarà dietro la furgo, che vedete lì, perché ovviamente deve provare a sistemare con quello che gli hanno indicato, le gomme, il sistema di frenaggio, insomma, che c'è qualcosa che non va. Quindi ora andiamo subito a fare la nostra oretta mattutina di attività, quindi bicicletta, andiamo in bicicletta in piazza, beviamo un caffè, torniamo e partiamo.
Allora, siamo qua in ferreteria, abbiamo appena bevuto il caffè che Nicola va a comprare il materiale per il portapacchi. Io aspetto fuori che ci sono a foro massimo due persone, quindi è un po' pequeñita. Cos'hai comprato? Ho comprato convertitore di ruggine e una cosa di carta vetrata e il nero pacco. Noi siamo pronti. Dai, andiamo dal camper. Andiamo. Dove? Ma va là? Che bello! È così grande e strisciato. Sì. Quindi cosa ci fai qua adesso? Sto facendo un castello. Wow! Buon castello allora. Sì, però i castelli si fanno con la sabbia asciutta. Sì, tipo con questi. Si fa con la sabbia una bagnata. No, come facciamo? Non siamo in mare qua. No, qua non siamo in mare, dobbiamo fare con quello che abbiamo, vero? Sì, ok. Vediamo oggi cosa riusciamo a fare. A fare, bravo Dred. L'abbiamo trovata la camicia. E oggi è un po' tardi oramai. Andiamo a tirare il buio. C'è che i freni li facciamo domani. Facciamo portapacchi, metto sui ferretti ancora davanti. Oh, va qua. Ma allora cosa ti metti la tuta a fare? Devi solo togliere l'ossido? Di vernice i vestiti. Anche di Ferox. Quindi sta bene così perché non si può. Vai, tira su. Tieni stretto. Perfetto. Vai, metti le ciabattine. Hai rotta lì di fianco? Sei sguccita? Hai fatta così? Raga, il Ferox si è asciugato, adesso è ora di negromatte. Che bomboletta di merda. Finché ora bomboletta. Uno spruz.
Allora, la prima cosa che mi hanno chiesto era il 29 aprile a Veículos Puerto del Rosario. Allora, qua era l'imposto, era la tassa, qua secondo me. Ma non mi ricordo più cosa ho fatto per prima l'anno scorso. Anzi no, voglio eccola, eccola quella che ti chiedono. Scusa, eccola. Aspetta che non ho l'ultimo pezzo di formaggio che ha lasciato la mamma. Quindi? Avocado. Un po' di avocado? Sì. Allora, mentre io stavo lavorando per le pratiche di immatricolazione, Nicola ha preparato questa cena. Sapete, fatta proprio con, quando vedi che ci hanno messo l'amore nel farti quello che ti hanno fatto, buonissima. Nico, vuoi spiegare il piatto? Ma voi... cos'è quella verde? Avocado? Sì. Quindi è salsa di maionese verde, sì, diciamo. E questa maionese? Quella sotto invece è la tahin. Ah, la tahin, vediamo come è venuta con il crudo. Non riesco a immaginarmela. Mentre Dredd voleva far vedere gli occhialini che gli hanno, che gli ha regalato Paolo, vero? Che ci segue. E che abbiamo incontrato appunto l'altra mattina per un caffè da Pablo. E gliel'ha comprati lui, vero Dredd? Grazie Paolo. Non voglio mai mattina farsi filmare. Margottina. Che giornata super! Vieni che ti insegno una cosa, vai fuori dalla porta, apri te la porta, vai, 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 vai. Allora vai fino dalla furgo e prendi quel coso giallo che vedi dalla furgo. Vieni, vieni. Allora, prendi quello lì, bravissimo. Vieni, 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 portalo, 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 portalo. Vai fino lì, vai fino lì, vai fino lì. Allora, lo devi mettere sotto la gomma del papà, questa qua. Questa? Allora, vedi, sì, con le onde verso l'alto, vedi? Che dall'altra parte, guarda. Qua non ci sono le onde, vedi? Metti le onde... poi la metti sotto così, bravissimo, poi ti sposti, vieni e gli devi dire a papà quando è su, guarda, vai, 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 stop, forse anche troppo, adesso vediamo se papà ci dice che va bene.
Papà, vieni a vedere, non so se va bene così o se ti sta per scappare giù. Non so se te l'ho detto troppo. No, va bene. È troppo? No, va bene. Ok. Vedi, Dredd deve essere così, ok? Hai imparato? Oh, l'ho lasciato qua. Ma Nicola non ha mica lasciato qua le chiavi. Meglio staccarle. Ma cacchio. Le chiavi sono queste qua. Cosa? Giù. Vai. Vabbè, chiamiamo anche il creek. Maial. Sono strainchiodate. Uno spurgo fatto bene. Dredd, riesci ad andare te giù a fare un video papà che io devo stare ferma? Sì. Dai.